Allora, Liberi.tv, Riccardo Cristiano, oggi abbiamo incontrato il segretario regionale dell'SLP CISL Calabria, Enzo Cuferi, che è già comunque noto alla nostra Web TV perché lo abbiamo intervistato anche per il famoso sciopero che si è tenuto a Piazza Prefettura sotto proprio le poste. Innanzitutto ringraziamo. Il 4 dicembre. Lui se lo ricorda, ecco, io non volevo dire la data perché questa data comunque si ripercorre più di una volta perché è stato un successo. Si parlava in quel caso proprio di privatizzazione delle poste e siete riusciti a bloccare o comunque a portare in auge la vicenda della privatizzazione. Intanto, Riccardo, lo so, io faccio confusione perché il 4 dicembre è stato il referendum, credo, e il 4 novembre invece è stato lo sciopero, quindi ho fatto confusione, un lapsus. Vabbè, però Ma il 4 le due cose erano collegate. erano collegate, erano collegate. In questo caso invece incontriamo Enzo Cufari per un'altra, diciamo, protesta che è la chiusura del contact center di Lamezia, nello specifico, e quindi chiediamo come mai, diciamo, in questo caso è importante manifestare, protestare come sindacato delle poste, ma soprattutto per i cittadini, perché è un disservizio che creerà sicuramente disagio. Certo, diciamo, la premessa è giusta, non fosse altro perché noi immaginiamo una fase sindacale in cui si riescono, come dire, a integrare le due necessità, il servizio e la fruibilità dell'esigenza del cittadino di avere un servizio efficiente, quindi anche di natura sociale, tra virgolette, perché è un servizio universale, e dall'altra anche attraverso questo, diciamo, mantenimento di questa prerogativa deve passare anche il mantenimento dei posti di lavoro, che sono la cosa per cui noi ci battiamo. Quindi le esigenze dei cittadini devono essere, come dire, rapportate anche alla necessità di mantenere i posti di lavoro. Un meccanismo che così funziona. Tra l'altro il contesto proprio territoriale è quello della Calabria, quindi un panorama già difficile di per sé, tanto più che i contact center o i call center vengono il più delle volte spostati addirittura all'estero. Voi invece come sindacato vi state battendo proprio sul territorio per tenere un posto di lavoro, perché un posto di lavoro ci sta una famiglia dietro, è tutta una questione insomma importante. Non so se l'opinione pubblica è tra l'altro notoria questa cosa, la vicenda di quell'azienda su Napoli che entrò in crisi con tutti gli addetti. Bene, da lì nasce questa cosa, perché l'accordo fatto con il governo fu quello di dare del lavoro per riuscire a occupare quelle persone. Si trovò di meglio che, voglio dire, dare in appalto, diciamo, esternalizzare questo tipo di lavorazione, sottraendolo poi magari alle risorse interne di Poste Italiane. Cioè, è stato, diciamo, una manovra a costo zero per il governo, e invece che è andato, come dire, a recuperare la parte su un'azienda e sui posti di lavoro, non solo di calabresi, ma anche di qualche altro piccolo territorio d'Italia. Tra cui la Calabria, tra l'altro, dicevi bene nella tua premessa, nella tua domanda, è una terra che non riesce a capire perché per risolvere i problemi di un'altra parte dell'Italia, seppur disgraziata, tra virgolette, da questo punto di vista, si porta il lavoro addirittura all'estero e non si riesce a mantenere in un territorio come la Calabria, che si badi bene, è una delle, se non l'ultima regione dei primi paesi membri come grado di sviluppo. Quindi è negli ultimi posti. Diciamo, nella fase occupazionale, quindi è un disastro completo sotto ogni aspetto. Cioè, togliere posti di lavoro alla Calabria è come rubare in una chiesa. Sarebbe, e questa è la cosa L'esempio che caldo. nel disinteresse di tutti poi avviene. Perché la politica, che spesso si preoccupa, come dire, di discutere, perché una delle proposte che mi ha fatto inorridire è stata quella di 20 parlamentari della Calabria,
che hanno presentato una proposta di legge per far ristabilire il vitalizio, anziché occuparsi dei problemi della gente, di gente che il vitalizio magari avesse il minimo per sostenere. Ecco perché allora non possiamo permetterci distrazioni. Tra l'altro, quello che mi preme anche sottolineare è che quando viene a mancare un servizio, il primo ad accorgersene è il cittadino, perché il cittadino, ad esempio in questo caso parliamo di Poste, il cittadino ad esempio subisce più delle volte la razionalizzazione del recapito, subisce anche le politiche. Io ricorderei ad esempio il fatto che un aereo che partiva parte dal CMP per portare la posta altrove doveva essere soppresso, e invece voi siete riusciti come sindacato a fare in modo che ciò non avvenisse. Questo episodio è inserito in un contesto che riguardava la riorganizzazione del recapito, in cui poi tutti i cittadini hanno pagato lo scotto, perché noi tutti sappiamo che il recapito a giorni alterni è nato da questa riorganizzazione, che essa stessa nasceva dalle esigenze di mercato, per riuscire ad equilibrare i costi di un servizio universale che Poste Italiane ha sempre svolto nell'interesse dei cittadini, ma che il cui costo ricadeva poi sulle spalle soltanto unicamente dei lavoratori. Quindi questa fase è stata una fase in cui si sono addirittura ingegnati di razionalizzare il costo di un aereo che portava la posta da tutte le parti dell'Italia, nel caso specifico da Brescia, perché è il punto di raccolta, e per ovviare a questo la corrispondenza la si faceva camminare sul treno, sul rotaio, o sui camion o su gomma. Mi viene facile la battuta a pensare che forse avremmo potuto fare di più e meglio con un Pony Express nella famosa Far West, con il cambio, perché questa involuzione è il tratto saliente, è la cosa che più emerge, cioè la fase recessiva dei servizi universali, dei servizi sociali. Il cittadino delle periferie di questo paese, ma non soltanto di questo paese, all'interno della periferia esiste anche un'altra periferia, che non è quella composta dai grossi centri, quindi le piccole borgate, i piccoli comuni, si allontanano sempre di più dal servizio, e quindi è un distacco totale da quello che è l'idea che uno ha di sviluppo di paese, dove tutti i cittadini possono migliorare la loro qualità. Immaginate, in sostanza tradotto, l'aereo non consentiva a un cittadino calabrese di poter spedire, neanche teoricamente, e non far recapitare il giorno successivo o nei due giorni successivi, neanche teoricamente, perché mancava lo strumento, è stato tolto. Quindi una condanna da una parte della cittadinanza a non poter usufruire di un servizio. Del servizio, che poi i privati gestiscono come meglio credono, perché poi si capisce perché anche le privatizzazioni, cui tu accennavi precedentemente, con lo sciopero che è stato fatto il 4 di novembre, siamo scesi in piazza, 1200 persone in piazza Catanzaro a protestare, 1200 dipendenti, per protestare contro quella che era l'ipotesi di privatizzazione condotta dall'allora amministratore delegato Caio per nome e per conto del governo. Quindi le privatizzazioni a perdere del paese. Le privatizzazioni di una cosa che produce un risultato, non è un'azienda fallimentare, è un'azienda assolutamente in linea con i conti, che produce anche degli utili che vanno a essere ridistribuiti agli azionisti. Non si capisce perché uno, voglio parafrasare, visto che siamo in relax, sì. È come vendere una casa che ha un valore di 100.000 euro che ti produce all'anno un utile di 30.000 euro, 40.000 euro, quindi la svendi per nome e per cosa, e quindi si capisce le cose come funzionano in questo paese. E svendendo in questo caso un'azienda, e svendendo dei servizi, si svendono anche i posti di lavoro, perché pensiamo ad esempio alle politiche occupazionali e nello specifico ai CTD, che sono una parte fondamentale dell'azienda
come tanti altri, ovviamente, ma sono una parte probabilmente messa un po' come ruota di scorta a volte. Certo. I CTD sono il ricorso, tra l'altro, vedete, non è una trasmissione di carattere politico, per carità, ma il Jobs Act, così come è stato congegnato, ha prodotto un aumento di quello che è il ricorso ai lavori a tempo determinato, con una frenesia, diciamo, costante. Nel senso che oggi noi abbiamo una massa di ragazzi che aspetta un futuro e non riesce a realizzarlo, non riesce a trovare un posto di lavoro perché purtroppo la precarietà è stata istituzionalizzata e la precarietà poi che non consente assolutamente, come dire, uno strumento per poter giungere poi al consolidamento dei posti di lavoro. Perché se la precarietà viene rapportata a quella che è la situazione economica contingente del momento, questo momento in cui non avverrà mai. Avverrà un precariato costante e diffuso perché mai ci sarà la fase in cui si potrà fotografare l'attimo e quindi provvedere alle necessità. Ed ecco perché ci si rimette sia dal punto di vista dei servizi, sia dal punto di vista occupazionale. E quindi è una terra destinata sicuramente alla non felicità da questo punto di vista. Quali soluzioni possiamo adottare, sia diciamo a livello Guardi, politico? intanto c'è da dire anche che non soltanto i CTD, i contratti a tempo determinato, ma anche i nostri innumerevoli part-time che abbiamo. Noi abbiamo in Calabria la più alta percentuale d'Italia di part-time applicati in Poste Italiane. Sui 5.000 e oltre che sono, diciamo, il numero complessivo dei part-time nell'azienda Poste Italiane sul territorio nazionale, oltre 500 sono quelli che portano, come dire, l'accento calabrese, cioè che sono quelli calabresi, l'accento calabrese magari ce ne sono anche fuori, e portano. Quindi noi abbiamo un numero innumerevole, una cospositata che è indice dello stato di precarietà e di recessione innescato da una dirigenza che assolutamente non è stata all'altezza negli ultimi 3 anni di poter guidare non soltanto le Poste Italiane nella Calabria, ma non soltanto in Calabria, ma anche in Italia, perché la derivazione di questo e addirittura è andata oltre in questo processo recessivo, facendo regredire la qualità non soltanto del lavoro, non soltanto delle aspettative, ma anche la qualità del servizio erogato ai cittadini, tant'è che i part-time sono quelli che una volta che hanno finito di lavorare nelle ore normali, poi fanno lo straordinario per poter consentire. Ora ditemi com'è possibile per anni, immaginare un part-time che lavora giorno e notte, però nei giorni in cui sta lavorando, magari viene chiamato per fare lo straordinario. Allora, lo straordinario è una cosa di esigenza eccezionale, Straordinario. inderogabile. Di natura temporanea, ma se è strutturale è chiaro allora che non possiamo riuscire. E quindi questa dirigenza ha portato alla recessione completa questo paese, questa regione, che unita a tanti altri fattori del mancato sviluppo, è chiaro che il processo recessivo assottiglia sempre di più le possibilità per chiunque di poter fare, come dire, azienda, di poter fare mercato, di poter fare socialità, nel caso delle poste. Quindi è un processo che è il cane che si morde la coda e si sviluppa su se stesso, tant'è che la Calabria non riuscirà mai a risollevarsi con questo circolo vizioso. Una cosa che state facendo come sindacato, sul territorio è informare dei propri diritti sia i dipendenti, iscritti di poste, ma sia anche i clienti. Quindi voi fate, diciamo, un'attività informativa sul territorio. Quando avete fatto delle proteste, non le avete fatte in quanto proteste fine a se stesse, ma per informare del disservizio, per trovare in maniera pacifica, una soluzione al fine appunto di risolvere il problema. È un po', diciamo, l'idea classica del sindacato di concertare delle soluzioni. Solamente che alle volte capita che le aziende si mettano di traverso e quindi adottino delle strategie un po' di rottura. In questo caso, come poter dire sia ai clienti,
che ai colleghi che il sindacato è dalla parte del lavoratore quanto dal cliente e non, diciamo. Certo, qui ritorniamo alla premessa che abbiamo fatto all'inizio. C'è il ragionamento che la cosa facile è immaginare un sindacato che si occupi soltanto del lavoro fine a se stesso e non preoccuparsi, è come un fiume. Non si può soltanto gestire l'acqua che arriva e non preoccuparsi che magari a monte l'acqua viene deviata. Perché è chiaro che poi arriva in una fase in cui ci sarà la razionalizzazione e quindi la mancanza. Il problema è riuscire, appunto dicevo all'inizio, a contemperare le due diverse esigenze. Da una parte lo sviluppo del paese con il diritto dei cittadini ad avere i servizi e dall'altra quello di riuscire a farli e a mantenere i posti di lavoro. Questo circolo non può essere spezzato. È chiaro che nel momento in cui un sindacato, ma soprattutto un sindacato come quello che rappresento per la parte che riguarda i postali della Calabria, che è un sindacato confederale, non può assolutamente distogliere lo sguardo da questo tipo di ragionamento, altrimenti che diventeremo un Cobas, un qualche cosa fino a se stesso. Noi siamo convinti che le due cose camminano di pari passo, lo sviluppo del paese, la necessità del servizio ai cittadini con il mantenimento dei posti di lavoro e il benessere dei lavoratori all'interno. Ecco perché allora lo sciopero non è finalizzato soltanto a rivendicare il contratto, a rivendicare quelle che sono le nostre cose che poi giustamente devono essere trattate al tavolo, in un processo di democrazia che è quello che immagina un paese dove le forze sociali, i corpi intermedi dello Stato, vengono ascoltati quantomeno nelle loro esigenze, altrimenti c'è lo stacco tra quello che è la politica, quelle che sono le necessità dei lavoratori, con un vuoto di mezzo dove sicuramente chi ci rimette è l'idea di democrazia, chi ci rimette è soprattutto il cittadino, perché oggi tocca alle poste, domani toccherà un altro settore e così via dicendo. Lo sciopero che noi abbiamo fatto o le iniziative che noi facciamo mirano a coinvolgere proprio i cittadini per far comprendere questa cosa. Perfetto, io credo che comunque i cittadini abbiano capito perché almeno sui social vediamo il più delle volte non solo diciamo commenti positivi alle iniziative, soprattutto locali, perché mirano ad esempio a evitare la chiusura di un ufficio, a scongiurare la chiusura di un ufficio, non ultima una sentenza della Corte di Cassazione che mi pare nella provincia di Cosenza, adesso non ricordo bene l'ufficio. Non soltanto. Ah, ecco, Enzo ci può dare sicuramente un'idea diciamo un po' più estesa. Tramite appunto politiche atte a non criminalizzare quei piccoli uffici che stanno in comuni disagiati, come i comuni montani, come i comuni che si spopolano. Invece la posta, l'ufficio postale ha sempre rappresentato un punto di ritrovo, un punto per le famiglie dedicate al Certo. risparmio. E voi, come sindacato, innanzitutto avete voluto tutelare proprio quello, cioè la tradizionalità. Perché è chiaro che sempre in quella che è la logica del ragionamento che stavamo affrontando, il discorso riguarda l'idea che uno ha del paese. Se un paese dove si deve mantenere sempre tutto ciò che è utile, tutto ciò che produce è utile, a quel punto io credo che ci saranno anche difficoltà a mantenere la linea ferroviaria sulla statale, sulla 106, sulla dorsale ionica, così come le linee interne, eccetera, eccetera. Esistono servizi che in quanto tali assicurano, come dire, il grado di civiltà di un paese, tra cui sono anche i servizi. Quindi il piccolo ufficio della comunità che è stato riaperto per effetto dei vari TAR, per i ricorsi dei sindaci ai TAR, eccetera, eccetera, ma che sono diffusi un po' a macchia sul territorio nazionale, è uno di quei segnali di quanta confusione ci sia in questo paese. In quanto a confusione sia, perché non riesco a immaginare perché il TAR debba essere sul ricorso, quando invece un'idea politica del paese che tenga conto di queste cose potrebbe eliminare benissimo e assicurare un servizio che, guarda caso, proprio perché produce degli utili, non è in perdita. Quegli utili, anziché essere ridistribuiti in una maniera diversa, dovrebbero essere invece investiti sul territorio,
per produrre sempre di più. Già di per se stesso, quando produce lavoro, una cosa è positiva, perché il lavoro innesca un meccanismo che poi porta, no, la società a svilupparsi nel suo insieme. Cioè, alla dire, uno stipendio in più viene speso, mette in moto meccanismi di crescita all'interno del paese, no? Quando invece c'è il processo contrario, dove si pensa a dover razionalizzare, si innesca quello che io ho sempre definito il processo recessivo, inserito nella Calabria in maniera assolutamente, diciamo così, visibile agli occhi di tutti, e nelle poste in una misura macro, se così possiamo definire. E per questo siamo schierati contro queste cose, perché la gente, questa trasmissione, credo che rivolgerà lo sguardo, altrimenti diventa fine a se stesso, proprio nel solco di quello che si diceva prima, di cercare questa comunione di intenti con i cittadini, perché capiscano che il sindacato, un sindacato serio, lavora nell'ottica di portare benessere a tutti. E se noi manteniamo i posti di lavoro e se noi riusciamo in questo intento, intanto assicuriamo un servizio per la cittadinanza e di conseguenza mettiamo in moto quei meccanismi virtuali che producono benessere e ricchezza in tutte le altre fasi. Quindi è tutto collegato, come vedete. Io ringrazio Enzo Cufari, segretario regionale dell'SLP CISL, appunto della Calabria, e gli auguro veramente di portare avanti queste battaglie, perché giusto l'altro ieri è stato il 1° maggio, festa dei lavoratori, i sindacati sono scesi in piazza come tutti gli anni, ma i sindacati scendono in piazza tutti i giorni vicino ai lavoratori in ogni istante, e lo stiamo vedendo, lo vedremo, e sono sicuro che il percorso deve essere e deve continuare così. Io sono convinto, il 1° maggio ho fatto una battuta, ho postato, è un mio piccolo vizio quello, ho postato che la partecipazione, diciamo, di uno che voleva aderire al 1° maggio forse avrebbe trovato più gente non nella festa dei lavoratori, ma nella festa dei disoccupati, che sono tanti in questa festa. Ma la cosa che noi ci auguriamo, ma non è soltanto il compito di chi svolge un lavoro, diciamo così, come me, tutti i giorni impegnato a far sì che si realizzino queste cose, ma soprattutto tutta quella che è l'organizzazione nella sua interezza, dei tanti attivisti della mia organizzazione, di tutti quelli che fanno sindacato in maniera silenziosa e che il giorno ci mettono la faccia, cercando di portare del benessere. A quelli io chiedo alla gente, di guardarli in una maniera diversa e di volerli pure bene, perché lottano per tutti. Grazie Enzo. Grazie a voi. Grazie.